Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Siamo insieme per una nuova ricetta e la ricetta del giorno sarà una mille foglie, una splendida torta mille foglie. In realtà la richiesta mi è stata fatta da Patrizia, una di voi, però io avevo già in programma di farvi vedere il mio modo di preparare la mille foglie, perché quando preparo la mille foglie uno degli ingredienti base è la crema, ok? E io oggi vi insegnerò a fare una crema pasticcera classica con gli ingredienti classici, ma in soli 3 minuti. Allora, andiamo a vedere da prima gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Per la sfoglia io ho preso due rotoli di pasta sfoglia fresca, non surgelata, però stavolta l'ho presa già pronta. Per questioni di tempo non avevo proprio il tempo necessario per farvi vedere la preparazione della pasta sfoglia. Quando le cose andranno, diciamo, si calmeranno un pochino, allora vi farò vedere come si prepara la pasta sfoglia in casa. Però in questo caso anche voi potete prendere due rotoli di pasta sfoglia rettangolare, ok? Poi per la decorazione finale avremo bisogno di zucchero a velo e io utilizzo un pochino di cioccolato fondente a scaglie. Invece, per quanto riguarda la mia crema leggera, abbiamo bisogno di mezzo litro di latte, già pesato, mezzo litro, 4 tuorli di uova, non buttate gli albumi, mi raccomando, ok? Se vi rimangono, cioè una volta tolti i tuorli, con i 4 albumi, ci potrete fare delle meringhette. Io ho una ricetta con dei biscottini meringhette alle nocciole, andatela a vedere perché sono favolosi. Poi abbiamo bisogno di 100 g di zucchero semolato e 50 g di amido di mais, ok? Per gli intolleranti al glutine si può usare tranquillamente 50 g di fecola di patate. Buccia di limone grattugiata a go-go, quindi più ce n'è più è buona, e un pochino di vanillina. Primo step, andiamo a mettere la nostra pasta sfoglia sulla nostra teglia. Io ho due teglie, comincio con la prima, va bene? Vi ricordate quando abbiamo fatto le sfogliatine agli agrumi? Ecco, se noi mettiamo la pasta sfoglia così, si gonfierà. Quindi noi dobbiamo andare a bucherellarla tutta quanta, tutta la nostra sfoglia, con una forchetta. Questo farà sì che non si gonfi perché noi abbiamo bisogno di tre strati di pasta sfoglia, quindi poi una volta cotte queste ce le andremo a ritagliare in base al piatto in cui dovremo presentare la torta, no? In cui la dovremo farcire, guarnire e presentare. Vedete? Non vi dovete stancare a fare i buchi perché più ce ne sono e meno si gonfia. La prima è pronta. E come la prima vado a fare la seconda, dopodiché l'andrò ad infornare a una temperatura di 170 gradi per 5-6 minuti, perché dovrà essere dorata, non si dovrà scurire. Quindi io adesso vado a bucherellare anche il mio secondo strato. Ci vuole pazienza, ma d'altra parte senza pazienza in cucina non si fa niente. È sufficiente. Quando mettete la forchetta sentite bene che la forchetta arrivi fino alla base della teglia, così siamo sicuri al 100% che la pasta sfoglia è bucata fino in fondo, non soltanto in maniera superficiale. A questo punto la sfoglia va in forno, le teglie vanno in forno, ok? Metto la prima e metto la seconda, metterò il mio timer a 170 gradi per 6 minuti. Mi sposterò, ecco qui, 6 minuti, ok? Nel frattempo io vado a preparare la mia crema pasticcera e guardate con che velocità la preparo. Allora, qui c'è il latte già misurato, 500 grammi, va bene? 500 ml. Qui, se voi avete un altro tipo di bicchiere, questo poco importa, le formalità poco importano, quello che importa è la consistenza. Vado a mettere da prima i miei 4 tuorli d'uovo. Guardate con che rapidità faremo questa crema. Aggiungo lo zucchero. Aggiungo i miei 50 grammi di amido di mais. Aggiungo la vaniglia, la vanillina, scusate. Potete usare anche la bacca di vaniglia o potete usare anche l'aroma di vaniglia liquido, ma io questa volta avevo la vanillina, quindi ho usato la vanillina. E mi vado a grattugiare nella crema pasticcera. Di solito si pela un limone, si fa una scorza molto lunga e si
mette a bollire insieme al latte, no? Perché come facciamo la crema pasticcera classica e normale? Mettiamo a bollire il latte con la scorza del limone dentro. Contemporaneamente dobbiamo fare attenzione di non portare, cioè dobbiamo fare bollire il latte senza portare a ebollizione il latte senza farlo fuoriuscire, senza farlo bollire troppo. Quindi è quello il punto più complicato. Dopodiché si lavorano i tuorli con lo zucchero e la farina, dopodiché si mescola il tutto, dopodiché si rimette tutto insieme e si porta, diciamo, a finitura la crema. Qui facciamo tutto insieme e non avrete problemi con la creazione di grumi, eh? Allora, qui anziché usare la scorza della farina, la scorza del limone, scusate, intera, come si fa per la crema classica, andiamo a metterci la buccia, così si amalgamerà dappertutto. Che faccio? Aggiungo il latte. Guardate, tutto insieme. Monto il mio frullatore ad immersione e vado a lavorare tutto per 2 minuti d'orologio, ma neanche due, 1 minuto d'orologio. Creerò una vera e propria pastella, ok? Che poi mi trasferirò in un pentolino e porteremo tutto sul gas. Guardate con che rapidità abbiamo fatto la crema. Ora deve cuocere, ma abbiamo reso molto molto facile la ricetta. Guardate, ora sembra una pastellina, vedete? Vellutata e senza grumi. E noi questo composto ce lo portiamo sul gas. L'unica cosa è che adesso dobbiamo farle compagnia a questa crema. Quindi ci muniamo di frustina. Andiamo sul gas a fiamma moderata, giriamo con la frusta in continuazione fino a che la nostra crema non diventerà una mousse, una spuma, una vera e propria crema. Nel frattempo abbiamo la pasta sfoglia che continua a cuocere. La mia crema è venuta, guardate, è perfetta. Guardate che sincronia dei 6 minuti. Preparazione. Ebollizione, quindi pronta la crema contemporaneamente. È pronta la pasta sfoglia. Ora guardate che vellutata. Tanto qui la do al forno perché non voglio che si scurisca. Guardate che meraviglia, che vellutata. Ora prendo una bolla un pochino capiente perché la dobbiamo fare raffreddare. Guardate, è meravigliosa. E ora vi faccio vedere una cosa: c'è chi fa la crema nei pentolini antiaderenti, no? Per paura che si attacchi. Guardate il fondo del mio pentolino in acciaio. Il segreto in realtà non esiste, è solo quello di girare con la frusta dal primo momento in cui la crema si porta sul gas fino a che arriva a ebollizione e quindi è pronta. Non la lasciate neanche un attimo perché altrimenti creerà subito il velo sul fondo della pentolina. Nel frattempo prendo la mia stoffa e tiro fuori, guardate quest'altra meraviglia, la prima e la seconda. Ecco la mia pasta sfoglia, vedete? Si è gonfiata quanto basta. Immaginate che se noi non avessimo forato tutta la sfoglia con la forchetta, questa avrebbe raggiunto uno spessore pari all'altezza della teglia. Che facciamo adesso? Dobbiamo fare raffreddare un pochino la pasta sfoglia e dobbiamo fare raffreddare la crema. Qual è il modo per fare raffreddare la crema senza che crei quella antipatica pellicola, diciamo sulla parte superiore? Allora, o prendiamo della pellicola che resista ad alte temperature, non la pellicola classica, e la mettiamo a contatto direttamente della nostra crema e la facciamo raffreddare, oppure una cosa molto più, diciamo, una tecnica molto più semplice è semplicemente utilizzare dello zucchero semolato, zucchero normale, lo zucchero semolato, va bene? E noi l'andiamo a spolverare, non in grande quantità, ma l'andiamo a spolverare su tutta la parte superiore della nostra crema. Che succede? Questo creerà, si scioglierà, no? Con il contatto del calore della crema.
e quindi sciogliendosi impedirà alla crema di fare quella antipatica pellicina quando si raffredda. Ora quindi noi lasciamo raffreddare la crema. Se abbiamo proprio fretta, che facciamo? Facciamo questo lavoro, ok? Mettiamo questo zucchero e ci trasferiamo la nostra crema per 15 minuti in freezer, va bene? Così che poi potremo procedere alla preparazione della millefoglie. Guardate, la mia crema è pronta. Diciamo che è tiepida, non è completamente fredda, ma è tiepida, quindi va bene così. Adesso io che faccio? Vado a ritagliare ognuna di queste, innanzitutto le stacco perché non l'ho ancora fatto, poi uso una spatola. Vado a fare così in maniera che sono sicura che si staccherà, perché non l'ho ancora fatta questa operazione da quando è uscita dal forno. Ok, questa è staccata. Vado a tagliare ogni foglio a metà. Fate attenzione perché la pasta sfoglia è molto delicata, quindi potrebbe rompersi. A parte che se si rompe possiamo comunque utilizzare i fogli rotti all'interno, non si vedrebbero. Però comunque è sempre meglio evitare. Questa è andata. Ripetiamo l'operazione qui. Andiamo per gradi, eh. Non sarò perfetta con le misure, ma non fa niente. Questa è staccata, vedete, guardate sotto com'è bella. Quindi noi a questo punto che facciamo? Cominciamo la vera e propria preparazione della torta. Prendo un vassoio, faccio questo lavoro qui per evitare che la pasta sfoglia me se ne vada a spasso per il vassoio. Comincio da una base, va bene? E vado a mettere la mia crema. Se voi, io la crema la faccio così fluida, nel caso in cui voi aveste bisogno di una crema un pochino più, diciamo, meno fluida, un pochino più densa, basterà che aggiungiate 10 g di amido di mais, ma a me piace così. Ora vado a grattugiare all'interno il cioccolato, perché ci sta benissimo. Chi di voi non amasse il cioccolato può farlo semplice, oppure in alternativa, qui ce ne manca un pochino, in alternativa può utilizzare per esempio della scorza d'arancia. Voglio dire, la crema la possiamo aromatizzare come ci pare. Vado a fare il secondo strato. Vedrete che prima o poi prende forma, eh? Non prima o poi, piano piano. Questo me lo poggio qui e vado a mettere crema nel secondo strato della mia millefoglie. Ricordatevi che all'ultimo strato io non metterò crema, ma utilizzerò semplicemente lo zucchero a velo, perché la millefoglie all'origine nasce come torta a base di crema pasticcera e pasta sfoglia. Poi adesso ci sono 100.000 versioni nuove, per cui c'è chi aggiunge la panna sia sopra che ai bordi, ma insomma io ve la faccio vedere alla mia maniera, che poi non è molto lontana dalla maniera classica. Allora, nel secondo strato abbondo un pochino con la crema. Metto ancora cioccolato fondente. E a questo punto vado a scegliere l'ultimo strato, va bene? Che andrò a piazzare. Ma non così, lo metterò al contrario, perché dovendo mettere zucchero a velo sopra la mia torta avrò bisogno di una superficie il più possibile piana, lineare. Quindi vedete che c'è differenza tra questa e questa. Questa è lineare e questa no. Ok, ora che faccio? Con l'aiuto di una spatola, vi faccio vedere l'inizio, poi io lo faccio piano piano, che sennò va annoio. Con l'aiuto di una spatola, la restante crema che è rimasta
io con molta pazienza la vado a mettere sui bordi della mia millefoglie e quindi giro tutto intorno intorno. Vedete, ci vuole pazienza, però il risultato sarà perfetto, perché poi noi all'esterno vedrete che ci metteremo, eh? Quindi adesso io con l'aiuto della crema sto soltanto chiudendo le irregolarità laterali della pasta sfoglia e quindi continuo così fino a che praticamente otterrò un rettangolo quasi perfetto e poi vedremo cosa mettere sopra e diciamo alle estremità per portare a finitura la nostra torta. Ecco, i miei lati sono i lati della, no, i lati della millefoglie apparentemente sono abbastanza regolari, vedete, tutti i vuoti di, diciamo, tra uno strato e l'altro sono riempiti. Adesso questo era quello che rimaneva della sfoglia che abbiamo cotta, no? Giusto, che abbiamo messa in forno. Che facciamo? Andiamo a romperla in questo modo. Quindi con l'aiuto di un coltello io me la vado veramente a sbriciolare. La vado a sbriciolare e una volta che sarà sbriciolata, vi faccio vedere solo l'inizio, poi io continuo, ci andrò a grattugiare in questo modo insieme al cioccolato fondente e creerò un unico, proprio un'unica sbriciolatura, capito? Un unico, diciamo, impasto che andrò, a me non sarà un impasto, però diciamo che sarà, ecco, in questo modo, delle scaglie. Vedete come si rompe? E andremo con queste scaglie a guarnire tutti i lati della nostra torta. Per ultimo metteremo lo zucchero a velo. Quindi io adesso continuo così. Beh, per il momento credo che sia sufficiente, poi vediamo se ce ne serve dell'altra. Vedete? Ecco. Praticamente scaglie di pasta sfoglia insieme al cioccolato fondente. Ora che facciamo? Con le mani. Abbiamo bisogno delle mani. Andiamo a prendere delle manciate in questo modo. Non vi preoccupate del vassoio perché poi il vassoio si pulisce. E andiamo a coprire i bordi della millefoglie, tutto ciò che non resterà, diciamo, attaccato, che non aderirà alla crema, cadrà in basso e lo andremo a togliere in questo modo, vedete? Ci siamo. Allora, a questo punto tutto ciò che doveva aderire ha già aderito, quindi a questo punto a me non resta che andarmi a lavare le mani, tolgo tutto ciò che è di troppo, pulisco i bordi del vassoio e ci prepariamo per l'ultima fase brevissima della nostra preparazione della torta. Eccoci ancora, eh? Allora, mani lavate, banco pulito, fase finale abbiamo detto della lavorazione. Mettiamo lo zucchero a velo in un passino e andiamo a spolverare tutta la superficie della nostra torta. Se imbiancheremo anche il vassoio andrà benissimo, non vi preoccupate, perché tanto il vassoio adesso l'abbiamo pulito. Io a proposito questo tipo di vassoi li pulisco durante la preparazione con un pochino di carta da cucina e un pochino di limone spremuto. Questo è tanto per dirvi come faccio. Io credo che a questo punto basti, ok? Il nostro effetto l'abbiamo ottenuto. Logicamente, io vi ripeto, noi non siamo pasticceri, eh? Questa è una bella millefoglie homemade. Se la serviamo per le feste di Natale, mettiamoci pure una coccardina rossa. E io, beh, a me piace, sicuramente comunque, al di là dell'effetto scenico, sulla bontà garantisco. Spero anche oggi di avervi trasmesso qualcosa di positivo, spero che non vi abbia annoiato e mi auguro che questo dolce vi piacerà e condividerete poi con me le vostre opinioni e i vostri commenti. Vi invito ulteriormente ad iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Rita e buon appetito!